Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. Continuano le indagini sulla rete di fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Questa mattina sono state eseguite diverse perquisizioni in un complesso residenziale di Mazara del Vallo, ritenuto uno dei luoghi in cui il boss sarebbe transitato durante la sua latitanza. Operazione della Guardia di Finanza a Gela, nel Niseno, smantellato un'organizzazione dedita allo spaccio di cocaina operativa 24 ore su 24 in tutti i principali quartieri della città. Tre gli arresti. E ci spostiamo nel palermitano e più precisamente a Monreale, dove i carabinieri hanno arrestato due persone. I due gestori di un CAF si sarebbero fatti pagare dagli utenti per garantire loro l'erogazione del reddito di cittadinanza senza alcun diritto, denunciati 341 indebiti percettori. Da lunedì prossimo scatterà il piano di razionamento dell'acqua a Palermo. La misura, fa sapere l'AMAP, l'ente di gestione idrica del capoluogo, serve a garantire gli approvvigionamenti presenti e futuri nella provincia. Chiudiamo con i drammi che si stanno consumando sulle strade siciliane. Nelle ultime 24 ore sono stati 3 gli incidenti mortali sull'isola, a perdere la vita 3 uomini di 25, 34 e 76 anni. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.